Wow, ragazzi e bentornati. Oggi vedremo il guastafeste. Spada media Art Deco sfrutta la sua velocità di attacco per infliggere una notevole quantità di danni prolungati. Attacco Maelstrom, attacco pesante che vortica continuamente tenendo premuto il comando di fuoco alternativo. Ebbene sì ragazzi, questa spada, o meglio la particolarità di questa spada, è appunto l'attacco secondario, spammabile aggiungerei. Come la falce al vapore, questa spada ruoterà su se stessa e continuerà a infliggere danno agli zombie che sono appunto circostanti a voi. Allora ragazzi, parto già col dirvi che questa secondo me è una spada interessantissima. Innanzitutto comunque non dobbiamo basarci sul fatto che ha lo stesso tipo di attacco della falce al vapore, in quanto è comunque un'arma di classe differente, quindi ovviamente è una spada. È possibile fare una build di eroi comunque differente da come è possibile fare la falce, e di conseguenza potrete utilizzare questa spada magari con la vostra build preferita che avete già sviluppato sulle spade. Io nel mio caso ho utilizzato Sara Anticoccole, ho semplicemente messo la perk di efficienza energetica attacco pesante sulle spade nella build. Magari la regia gentilmente adesso vi fa capire di che eroe sto parlando. Quindi il fatto che ci sia questo attacco spammabile a roteazione su una spada secondo me è veramente veramente interessante. Se poi comunque andiamo ad aggiungere il fatto che queste armi possiedono un danno bonus su un certo tipo di elemento, la cosa si fa ancora più interessante. Ora ragazzi, non voglio creare troppa confusione, quindi ci baseremo solamente sull'arma che sto utilizzando, ovviamente contro i nemici di tipo natura, ma dovete anche prendere in considerazione che, non so se già avete fatto caso, ma questa stagione i nemici sono solamente di tipo fuoco nelle missioni a 4 giocatori. C'è solamente il modificatore di elemento fuoco sulle missioni a 4 giocatori, sulle missioni normali invece è ancora possibile trovare tutti i modificatori, e non so dirvi il motivo di tale decisione in questa stagione, in quanto nella precedente era perché c'erano gli zombie cromati, si sono accorti che lo zombie cromato di un certo elemento era veramente inkillabile, specialmente se nato sotto forma di mini boss, e diciamo che hanno risolto momentaneamente così, mettendo solo le tempeste di tipo natura, vi ricordate? Questa stagione invece ci sono le tempeste di tipo fuoco, ancora devo capire bene il motivo, comunque possiamo usufruire di queste nuove armi. E come dicevo nel video di ieri, la spada probabilmente sarebbe più utile trovarla, ecco, non che bustasse i danni contro i nemici di tipo natura, perché contro di essi, come voi tutti ben saprete, quando subiremo danni dagli zombie di elemento natura, essi ci toglieranno la nostra stamina, quindi di conseguenza l'attacco a roteazione verrà effettuato magari più faticosamente in certe situazioni, no? Poi ricordiamo invece che gli zombie di tipo fuoco vi infliggono il tormento, mentre quelli d'acqua invece vi rallentano e basta. Quindi probabilmente natura, ma anche ad acqua andrebbe benissimo questa spada. Ecco, probabilmente ad acqua sarebbe ancora più figo, in quanto non ho molte spade ad acqua, anzi forse non ne ho proprio. Però vi ricordo che la lama spettrale è possibile portarla di elemento acqua. Se invece devo guardare quest'arma con una visione leggermente più realistica, beh, quasi un po' mi dispiace di avere quest'arma bloccata su un singolo elemento, no? In quanto comunque è l'unica spada a roteazione che funziona così. Sarebbe sicuramente comodo da utilizzare in moltissime situazioni e non basata solo su un elemento. D'altra parte però, alla fine posso anche contare sulla falce al vapore, che comunque è di elemento energia in quel caso, e utilizzare quest'arma contro un preciso elemento per appunto boostare ulteriormente l'ultima perk e appunto il suo elemento. È un discorso un po' complesso, questo poi lo gestiamo nel tempo. Comunque sapete cosa c'è di buono nel video di oggi? Che la build che state vedendo non va a boostare in nessun modo il danno con le spade, o meglio c'è solamente la perk di ritmo di battaglia che ogni tanto si attiva e appunto boosta i danni nel 50%, ma in generale è una build apposta con Sara Anticoccole, diciamo, per sopravvivenza, per tankare, possiamo dire, anche se non è vero che possiamo tankare come con Luna Paleo, come con build diciamo con ritorno di fiamma. Però ecco, con questa build in sostanza non puntiamo tanto al danno per secondo quanto più alla stabilità. Infatti, come noterete dall'immagine, abbiamo utilizzato Sara Anticoccole come primario, il vantaggio squadra di fonte di bioenergia, concentrazione di dinosauro quando mi tolgono lo shield mi va più che bene, specialmente contro i nemici di natura, tutto antibomba, quindi semplicemente vado a incrementare la corazza, spadaccino che incrementa l'efficienza energetica degli attacchi pesanti sulle spade, quindi una perk solamente sull'energia, diciamo, arlenizza che mi serve per recuperare la vita nel caso comunque me la tolgano, e ritmo di battaglia, l'unica perk che in questo caso mi boosta i danni della spada, e ovviamente non sempre, solamente quando entro in modalità totalmente rock, che poi è un totalmente rock leggero perché non ci aumenta anche il livello critico e non ci cura, ma ci aumenta solamente i danni e la velocità di attacco. E ragazzi, questa era la
spada, questa era la build che io amo utilizzare con, diciamo, le armi spammabili. Certo, un po' modificata a seconda se vado a utilizzare la spada piuttosto che un martello o qualcos'altro, però in sostanza è tutto qui. Pareri finali sull'arma: a me piace tantissimo, ragazzi, semplicemente anche per il fatto che si può spammare l'attacco secondario, non è una falce, quindi posso utilizzare, che ne so, la mia build con la lama spettrale piuttosto che con la spada mitica, e se per puro caso mi nascono gli zombie di elemento natura, in questo caso posso utilizzare questa spada di fuoco. Certo, in futuro opterò per trovarla con un elemento differente e vi ho già spiegato i motivi, però nel dubbio comunque l'utilizzo può essere tale. Poi in sé il movimento roteatorio di quest'arma, il fatto che comunque consumiamo energia, ripristiniamo lo scudo, è veramente una situazione stabilissima. Secondo me è uno dei migliori modi per giocare a salva al mondo in questo momento. È vero, siamo un po' limitati nel movimento, non riusciamo a raggiungere magari gli zombie che sono lontanissimi, ovviamente possiamo interrompere l'attacco, raggiungerli e riprodurlo di nuovo, però in generale quando comunque si tratta di difendere un obiettivo, quando nascono, diciamo, tutti radunati, passano tutti da un singolo punto, diciamo che con questa spada, ma come con la falce al vapore, vi risulta veramente semplice difendere in quel caso. Se poi ci aggiungete variabili quali trappole, a quelli di legno a terra che rallentano, campi lenti, insomma sapete bene come gestirvi le missioni, no? Però diciamo che se vi troverete a improvvisare una difesa con quest'arma, riuscirete a cavarvela in qualsiasi situazione, a meno che sia dell'elemento opposto rispetto alla vostra arma, beh in quel caso sarà molto più difficile, no? Però ecco, in sostanza, finché non esaurite l'energia, finché avete questo movimento roteatorio, potete star tranquilli che non morirete mai. A meno che vi nascano due o tre abietti col frigorifero in mano, in quel caso, raga, iniziate a pregare. Io, ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Ci tengo comunque molto a sapere anche la vostra opinione qua sotto nei commenti. Io vi ricordo che se volete supportare la crescita di questo canale, potete inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E ragazzi, per oggi è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!